Brava, Lazio, ora ne parliamo, però il punto è la Roma. Ragazzi, non può continuare così questa squadra. Sempre espulsioni, sempre l'arbitro, sempre nervi. Ma fate qualcos'altro. Ragazzi, mandate via, davvero ve lo dico, mandate via Mourinho. Mandate via Mourinho, vi ha veramente reso una squadra, una società che aveva fatto le semifinali di Champions, le semifinali di Europa League, una squadra che era al secondo posto, ve la sta distruggendo con la coppetta della Conference League. Ragazzi, sapete quando uno punta solo agli arbitri alla gara, quando non dà il gioco? Non dà il gioco e quindi che deve fare? A quello deve puntare. Adesso si dirà l'arbitro, Ibanez, avete visto, ma non doveva essere ammonito, ma sempre voi. Davvero, siete uno spettacolo brutto da vedersi. A me dispiace, io la Roma mi ha sempre fatto simpatia nella mia vita. Nella mia vita la Roma l'ho sempre avuta come una qualcosa di simpatica, giallo-rosso, bello, a Roma. Adesso, sta simpatia per adesso io con questa squadra non riesco ad averla. Anche se ci sono giocatori che mi fanno simpatia. Sapete quanto è mancato Zaniolo in questa partita, in questi derby, in questa bolgia? Zaniolo, guardate che ci metteva del suo. Buninho, anche quelli vi sta mandando via, vi sta facendo mandare via anche giocatori che sarebbero pure buoni, che non vogliono stare là. Ma se la prende con i giocatori, va là davanti le telecamere, i miei giocatori non servono, questi giocatori hanno giocato male, avete visto? Oh, mandatelo via. Mandatelo via, bravo Sarri. Sarri, sei punti, 2 pappine ha dato alla Roma. Questa Roma ha dato 2 pappine, ma si vede che la Lazio ha un gioco, ha una missione, anche piccola, una missione dei 10 minuti, dei 5 minuti, ma ce l'ha, un qualcosa da fare, una verticalizzazione veloce, giocatori che conoscono cosa fanno gli altri giocatori. La Roma non ti dà mai l'impressione, c'è sempre calcio d'angolo e gol di testa, calcio d'angolo e gol di testa. Va bene tutto, però ripeto, io non lo so se non arriva, se Sarri arriva in Champions League e Mourinho non arriva in Champions League, davvero avete voglia di dire che Mourinho ancora è un grande allenatore? Ma guardate che Mourinho viene dall'esperienza del Tottenham, del Manchester United, e se quegli ambienti sono stati abbastanza bruttini durante le sue permanenze, non era un caso, era perché lui ti porta questo, ti porta questa rabbia, ti metto rabbia, allora va a vincere. Una volta quando eri più giovane. Adesso, caro Mourinho, hai pure tu un po' i capelli bianchi, cioè è un po' inopportuno certi atteggiamenti, no? È come se non si fosse mai evoluto il gioco di Mourinho. Il gioco di Mourinho non si è mai 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 evoluto, eppure lo vediamo invece di altri allenatori che oggi la tattica, il gioco, come si gioca, come non si gioca, non è importante, è straimportante. Guardate che straimportante. Cioè abbiamo un Napoli che spazza via quello che vuole. Il Napoli spazza via quello che vuole, ma fa tanti gol, prende pochi gol, ha giocatori in forma, seguono l'allenatore. La Roma, se oggi la Roma andava a Torino, ma secondo me vinceva 4-0. No, finiva 1-0 per il Torino con qualche espulso dalla Roma. Colpa dell'arbitro, colpa dell'arbitro. Sono stanco di questa Roma. Mi dispiace dirlo, mi importa zero. Io per adesso il mio canale è così aperto totale, quello che mi viene in mente lo dico. Non sto lì a faccendellinare, diciamo, complimenti o non complimenti per niente e per nessuno. A me sta Roma mi sta davvero deludendo in tutti i sensi. La Lazio, diciamo qualcosa anche la Lazio, è giusto anche dire qualcosa di questa Lazio. La Lazio sta crescendo, ma ha la seconda difesa del campionato. Cioè, diciamocela tutta, è una Lazio quadrata, messa bene in campo, una Lazio che sanno cosa fare, hanno gli schemi si vedono, li vedi ad occhio nudo, quello che ritorna, il terzino quando va avanti, il centrocampista si allarga immediatamente, cioè tutta una serie di cose che le vedi ad occhio nudo e le fanno bene, le fanno sempre allo stesso modo. Dire che ci lavorano tanto, stanno lavorando bene, stanno lavorando tanto. Adesso è la lotta Champions, ragazzi, la lotta Champions, ora aspettiamo Inter Juventus, ma si fa tosta tosta sia per il Milan che per la Roma. E non volesse che ritornassero questi 15 punti per la Juventus, perché se ritornano i 15 punti per la Juve, là abbiamo Napoli, ovviamente è già vittorioso, Champions League, quello che vuoi, il Napoli già un posto ce l'ha. La Juventus si prenderebbe sicuramente un altro posto in Champions. L'Inter, che comunque è una delle favorite, è la Lazio. Adesso si siede la Lazio a
a mettersi bella comoda per prendersi un posto in Champions League. Roma e Milan, beh, io penso più il Milan che possa, diciamo, entrare nelle prime quattro, ma questa Roma effettivamente c'è pure l'Europa League, l'Europa League ce l'ha, però il calcio deve essere anche un po' di divertimento, di sano divertimento. Ragazzi, mi sono rotti i coglioni. Ciao, 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 ciao.